immersi in questo bellissimo scenario della tenuta RPE a Mazara del Vallo, si torna a parlare di Festa del Pane 2017. Accanto a me il consigliere Foggia, che questa sera ha voluto fare una serata conviviale per ringraziare tutti gli sponsor senza i quali non si sarebbe potuta realizzare queste tre bellissime serate a Borgata Costiera. Adesso a mente fredda, dopo che è passato un po' di tempo, come descrivere l'esperienza di quest'anno a Borgata Costiera con la Festa del Pane? Una bellissima esperienza, un'esperienza meravigliosa, a mio parere è stata un'idea geniale, è un piccolo miracolo, Mazara meritava un evento del genere. La Festa del Pane è una festa dove si ha una forte aggregazione sociale, lo dimostra anche questa serata. Lei ha parlato di sponsor, infatti devo ringraziare la famiglia Russo che ci ha ospitato stasera qui presso la tenuta RPE, che ha ospitato tutte le aziende che hanno aderito alla Festa del Pane. Qui ne abbiamo un po' di aziende, naturalmente ci sono parecchie aziende che sostengono questa importante manifestazione. Un'importante manifestazione che promuove il nostro territorio, che promuove la nostra città, che promuove la nostra enogastronomia. Sta crescendo in maniera esponenziale. Ci stiamo mettendo anima e corpo ed è un evento che sicuramente oggi noi ancora una volta consideriamo un punto di partenza, un punto d'arrivo. A distanza di circa 20 giorni possiamo dire che ancora una volta siamo qui stasera a parlare della Festa del Pane. Quello che è stato un bilancio positivo, una bellissima manifestazione, certo, errori se ne sono commessi, ma naturalmente gli errori, chi mette la faccia può anche sbagliare, però ti posso garantire che tutto sommato è andata bene. Il prossimo anno magari non faremo gli stessi errori, ma abbiamo catalizzato parecchia gente, che era questo l'obiettivo. Abbiamo trasformato una borgata in tutti i sensi, ci sono state parecchie presenze anche di tanti turisti, abbiamo ribaltato, abbiamo decorato, abbiamo dato una bellissima immagine a Borgata Costiera con tutti questi murales, questi artisti che hanno fatto veramente dei vicoli un punto comunque di incontro e un punto conviviale dove tanta gente adesso va a prescindere dalla Festa del Pane e va a visitare. Noi ci stiamo lavorando, Mazara merita tanto, Mazara è una città che ha voglia di emergere. I cittadini mazzaresi stasera lo stanno dimostrando con la presenza, tutte le attività sono qui presenti e stanno sostenendo economicamente questa importante manifestazione. Io ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Nicola Cristaldi, che ha sostenuto questo evento già da qualche anno a questa parte. In più devo ringraziare chi mi coadiuva, tutta quella grande squadra che anche stasera qui è presente, dal professor Dino Di Maria, la professoressa Rossana Morello, Martin Giglio, l'architetto Ingenito, tutti volontari. Non posso che non ringraziare l'UNAC, Vitalagna, Ciccio Marino, ragazzi che comunque sono dei guerrieri che non mollano mai, fanno tanto per la nostra città come sottoscritto. Naturalmente noi non ci dimentichiamo di quelle periferie, lo dimostriamo con i fatti. Questa è una serata bellissima, è una serata che comunque all'insegna dell'unione, ma all'insegna della sana amicizia. Vedo parecchia gente che stasera è qui seduta, che magari si vedono per la prima volta, parlano, dialogano, magari si scambiano i numeri di telefono. Ecco, il nostro obiettivo era questo, fare una forte aggregazione e magari anche tra di loro iniziare a prendere dei rapporti, perché Mazara è giusto che se c'è un'economia che comunque si cerca magari di valorizzarla e magari interscambiarla tra di loro. E anche questa è quindi l'occasione adatta? Sì, sicuramente, ma ormai la Festa del Pane è un contenitore di aziende e questo ci fa capire che comunque queste aziende hanno voglia di fare qualcosa per la loro città, amano la loro città. In tanti magari ci sono parecchi invidiosi, ci sono parecchi gelosi, ma noi di queste persone diciamo semplicemente noi ci mettiamo la faccia, siamo a disposizione anche voi come aziende, come persone, come politici, vi potete avvicinare. Non ci sono qua né medaglie né coppe, qua c'è solo da lavorare per la nostra città. La Festa del Pane è una manifestazione che comunque promuove la nostra città e che sicuramente la fa conoscere nel mondo. Il prossimo anno cercheremo di migliorarla, già stiamo pensando ad artisti del calibro comunque internazionale, ci stiamo lavorando, l'ho detto, noi facciamo un passo alla volta, questo è un mosaico, ogni tassello completa questo grande mosaico, questa bellissima opera d'arte, questa è la Festa del Pane. Quindi lavoriamo già l'anno prossimo? Sì, già ci stiamo lavorando, ho detto stasera in un'intervista qua quando ho gratificato queste aziende, ho detto che questo per noi è semplicemente un punto di partenza.
accanto a me Rosaria Guaiana della Iacono Servizi, questa sera qui alla tenuta RPE, uno scenario fantastico per riprendere quello che abbiamo lasciato a Borgata Costiera con la Festa del Pane 2017. Una serata per ringraziare gli sponsor, voi siete uno di questi sponsor che ha permesso la realizzazione della serata, delle tre serate a Borgata Costiera di quest'anno. Cosa ne pensa della riuscita della manifestazione anche di questa serata? Anche quest'anno insomma è stata una bella serata, è stato un incontro di culture. Noi come ditta Iacono Servizi siamo propensi sempre ad appoggiare questo tipo di realtà, insomma. Questa sera è eccezionale perché in una location bellissima dove sicuramente c'è un incontro proprio di culture, di modi di vedere le cose in maniera insomma eterogenea, e noi siamo sempre pronti a appoggiare questo tipo di realtà, insomma. Beh, si parte anche per ricominciare ad organizzare quello l'anno prossimo magari. Certo, siamo sempre pronti a supportare il signor Foggia in questa bella attività che ogni anno insomma ci onora insomma di questo appoggio. Altro sponsor della Festa del Pane a Borgata Costiera questa sera qui alla tenuta RPE, Ortotecnica, accanto a me uno dei proprietari, Luciano. Allora, perché partecipare alla Festa del Pane? È importante per il territorio? Allora, salve, buonasera a tutti. Sì, beh, è una festa importantissima, è una festa dove ovviamente racchiude la maggior parte della popolazione siciliana, trapanese, ecco, riesce a racchiuderla in una borgata che fino a poco tempo fa era solo dimenticata. Adesso è da 3 anni circa che grazie all'impegno del nostro grande amico Francesco Foggia riesce ovviamente a portare su un bel po' di persone, ecco, e quindi è un'attrazione importante per Mazara del Vallo e penso che deve essere sempre migliorata e portata avanti da tutte le aziende di Mazara del Vallo. Ecco. Ci saremo sempre per come siamo stati sin dal primo anno, ecco, quindi continueremo ad esserci. Accanto a me il vincitore del premio Panificatori, il forno antico di via Salemi, signor Sant'Angelo. Com'è stato vincere questo premio in una realtà in cui proprio era il pane ad essere protagonista? È stata una bella esperienza, indimenticabile è stato, che in pratica non si ci credeva, diciamo, a questa vincita. Altro sponsor della Festa del Pane presente stasera alla tenuta RPE, Punto Fiori di Mazara del Vallo, il signor Vitagnello che ha addobbato appunto la piazza e il palco, è uno scenario magnifico. Le 3 giornate sono state bellissime, grazie a Francesco Foggia, sono stato orgoglioso di venire a Borgata Costiera e speriamo di esserci sempre e fare sempre il nostro meglio. Lei cosa ne pensa? Ospite di Francesco Foggia, del consigliere Foggia, anche questa sera della Festa del Pane, cosa ne pensa? È una cosa bellissima, è da 3 anni che seguo questa manifestazione, ci siamo trovati bene, speriamo che vada sempre avanti così, va bene, un augurio per il prossimo anno. Anche il Miriam Caffè ha partecipato alla Festa del Pane 2017, per voi è stata una prima esperienza, come mai avete scelto quest'anno di partecipare alla Festa del Pane 2017? Perché appunto è importante per tante cose, per vedere gente nuova, per fare pubblicità sia per noi e per gli altri, per la città in particolare. Accanto a me Antonino Bianco di Bianco e Lanza, anche voi avete partecipato alla Festa del Pane quest'anno a Borgata Costiera, come è andata secondo te queste 3 giornate e perché partecipare? È già il secondo anno che partecipiamo a questa bellissima manifestazione, siamo onorati di sponsorizzare questa manifestazione, è un bel evento, Francesco è un amico, una brava persona che riesce a organizzare una bella manifestazione anche in una zona che non era più conosciuta per il suo valore. È stata una bellissima manifestazione in tutti i sensi, complimenti a Francesco. Triolo Vincenzo, altro sponsor della Festa del Pane 2017, allora quest'anno è andata benissimo, meglio degli altri anni, no? Non è la prima volta che partecipa? No, questo è il secondo anno che partecipiamo a questa festa, con tanto piacere ci invitano e noi rispondiamo
sempre volentieri, perché è qualcosa di bello per la città, per tutto quello che ci circonda, per dare anche un valore alla nostra città. D'altronde, senza gli sponsor non si sarebbe potuta fare la festa del pane. Il vostro è un compito importante. Sì, importante il nostro, ma è importante l'organizzazione più che altro, perché noi in fin dei conti mettiamo qualcosa, ma tutto quello che conta è chi organizza e chi ci dà la possibilità di fare queste cose, ecco, e di conoscere i nostri prodotti. È anche vero però che senza l'UNAC questa manifestazione, la festa del pane, non si sarebbe potuta fare. Com'è andata quest'anno? Adesso siamo lontani qualche settimana dalle tre giornate in cui si è lavorato tanto a Borgata Costiera. Adesso a mente fredda, come la descriverebbe? Allora, per il terzo anno, ripeto, siamo giunti al terzo anno che organizziamo questa manifestazione dall'idea datoci dal consigliere Foggia. Abbiamo avuto anno per anno, abbiamo avuto risultati sempre meglio. Ci auguriamo che il prossimo anno la rifaremo cercando di migliorare ancora di più, perché giustamente ci sono gli errori, cose che poi uno dagli errori impara e migliora sempre. Questo, ringraziamo sempre chi ci sostiene, ringraziamo l'amministrazione comunale, ringraziamo il consigliere Foggia per l'idea, per averci chiamato e resoci organizzatori della manifestazione. Accanto a me Nadia Rubino dell'associazione Abilmente Uniti. Una manifestazione quest'anno, quella della Festa del Pane, che ha superato ogni aspettativa. Dal vostro punto di vista, come la descriverebbe? Allora, oggi per noi, diciamo quest'anno per noi è stato un inizio, perché è il terzo anno per la Festa del Pane, ma per noi è stato il nostro battesimo. È stata un'esperienza bellissima. La nostra associazione è composta da genitori che hanno ragazzi con disabilità, dunque diversi agli altri. Quest'anno è stata proprio la cultura della diversità per me, l'ho vista così. Ho avuto modo di conoscere altre persone. Di fare gruppo, noi questo piace, fare aggregazione, conoscenza, e la Festa del Pane è stato il luogo di intercultura tra diverse persone, ma anche con la diversità è come punto di forza, perché noi puntiamo su questa caratteristica. Tutti noi siamo diversi, ma dobbiamo dare valore a questa diversità come una bellezza. Eravamo lì proprio per promuovere un'iniziativa che è un parco per tutti, un parco giochi proprio inclusivo, il primo in Sicilia, e promuovendo questa iniziativa dando con un contributo una piantina di peperoncino che rappresentava proprio, simboleggiava questa diversità. E io ringrazio veramente tutti coloro che hanno partecipato a questo grande evento, dalle associazioni alla Proloco, alla Borgata Costiera, che ci ha accolto con grande affetto, perché siamo diventati veramente in questi tre giorni una grande famiglia, e come ogni grande famiglia siamo orgogliosi di quello che abbiamo portato avanti e cerchiamo sempre di migliorare, perché non ci fermiamo mai. Noi abbiamo sempre degli obiettivi grandiosi e grandi, però assaporando sempre quello che ci dà il nostro territorio. Ho conosciuto e ringrazio Francesco Foggia, perché è il consigliere comunale che ci ha creduto, e in questo è un grande valore che ha lui, in questo, in crederci, perché i sogni vanno fatti e non devono essere messi in un cassetto, devono essere valorizzati. E lui è una persona veramente concreta, ma con gli occhi verso le stelle, vuole guardare veramente in quello che offre il suo territorio, dandogli veramente le possibilità che purtroppo fino ad oggi non sono state date da Borgata Costiera, dunque una borgata emarginata, ai margini, anche con così i nostri figli, anche loro emarginati perché diversi. Allora noi, questo è un punto, un trait d'union, un fil rouge che ha voluto condurre sia l'associazione a questa Borgata Costiera per questo evento. Io ringrazio veramente l'amministrazione comunale con Francesco Foggia e gli abitanti di Borgata Costiera. Anche l'azienda edile Orchidea ha partecipato alla Festa del Pane 2017. Questa sera, in questa serata conviviale, dopo un po' di giornate dalla fine della Festa del Pane, a freddo, cosa ne pensa, come la descriverebbe? Riviviamo, diciamo, ancora il continuo della Festa del Pane. Ringraziamo il consigliere Foggia,
Foggia per averci invitato qua stasera, bellissimo posto. L'anno prossimo parteciperete di nuovo? Senz'altro, i primi siamo, senz'altro, come quest'anno ci siamo battuti per fare la festa del pane. Una festa del pane, quella di quest'anno, strabiliante, ha superato ogni aspettativa. Per te è stata un'esperienza nuova, se non mi sbaglio, quindi come adesso che è passato un po' di tempo, come la definiresti? Un'esperienza per me unica, un'esperienza indescrivibile. Ho passato 3 giorni all'insegna della spensieratezza e del divertimento e si conclude qui con la tenuta RPR, ma dietro questi 3 giorni ci sono stati anche mesi e mesi di duro lavoro. Una delle ospiti questa sera alla tenuta RPE, anche Valentina Asaro, stasera si parla ancora di festa del pane, di come è andata, cosa ne pensi tu della festa del pane 2017? È stata una bellissima esperienza aver partecipato a questa festa del pane, è stata molto bella e intensa, soprattutto perché si è parlato proprio del pane. Cioè la realtà è quella, mi sono trovata bene soprattutto con il consigliere Francesco Foggia e grazie a lui per aver partecipato qui in questa bellissima serata, è stato bellissimo. Il caloroso benvenuto a voi è di dovere. Questa è una serata particolare, è una serata che risulta essere, a mio avviso, non me ne voglia l'amico Francesco Foggia, forse la più importante, udite udite, delle 3 serate, perché se le 3 serate si sono potute celebrare è proprio grazie al vostro impegno, grazie alla vostra dedizione, grazie al fatto che ci avete consentito la possibilità di poter fare cultura. Vi sembrerà cosa da poco, ma questo è avvenuto in effetti. La parola cultura deriva dal latino colere, sapete cosa significa? Significa coltivare, avere cura di. Voi avete avuto cura di un territorio, voi continuate a farlo, continuate a credere in questo progetto, voi intendo chiaramente riferirmi a tutte le aziende che hanno partecipato e hanno sostenuto questa grande realtà progettuale ideata per l'appunto dal grande Francesco Foggia. L'avete sostenuta, ci avete creduto e vedete, nell'ambito di questa sfera di applicazione v'è stata una grande singolarità, quale quella di un contenitore, di un grande contenitore di cultura, quello che noi abbiamo celebrato per l'appunto nella 3 giorni e non solo. Un grande contenitore di cultura, perché cultura non significa soltanto quella, come dico ai miei alunni, stantia dei libri, delle biblioteche o della sterile scuola, talvolta sterile scuola, ma anche la cultura che afferisce all'enogastronomia, la cultura che afferisce al sano e puro divertimento e la cultura impegnata, quella che abbiamo realizzato in queste 3 serate, legata chiaramente allo studio, all'approfondimento del nostro territorio. L'abbiamo fatto negli anni passati, valorizzando quello che risulta essere il borgo medievale per l'appunto di Borgata Costiera, l'eccellente esemplarità di un'aggregazione umana che si è sempre distinta per la laboriosità, per la comunione di intenti. E questo poi è stato il meraviglioso parto che abbiamo avuto modo di vedere, di constatare con le nostre persone nella celebrazione delle 3 giornate. La cultura impegnata, quella legata quest'anno per esempio al sito archeologico nei pressi di Borgata Costiera di Roccazzo. Pensate che l'archeologo italiano Sebastiano Tusa, che è stato qui, che è stato da voi, che è stato lì con noi, ha detto che noi abbiamo il sito archeologico uno tra i più grandi d'Europa, qui a Mazara del Vallo, che qui a Mazara del Vallo si sono stanziati gli uomini primitivi e che con le loro genialità, con la loro inventiva hanno creato poi quella società civile consegnata ai nostri giorni, nei secoli poi a venire. Tutto questo è stato realizzato, non è stata realizzata una cosa da poco. In queste 3 serate si è celebrata una importante pagina di storia del nostro territorio e tutto questo grazie, ripeto, al vostro crederci, al vostro sostenerci. Ecco perché ritengo importante questa serata, proprio nella autocelebrazione delle vostre persone che meritano e che e nelle quali confidiamo perché gli anni a venire possano sempre splendere, ecco, di queste iniziative e di queste importanti attività culturali. Ai detrattori, agli invidiosi, ai gelosi di questo territorio. Vedete, purtroppo è una malattia che ci portiamo nel nostro DNA. Parlandone con l'archeologo Sebastiano Tusa mi disse: professore, non è una caratteristica mazarese.
quella dell'invidia, della gelosia, dei rancori, non è una caratteristica mazzarese, è una caratteristica tutta siciliana. Mazara del Vallo è specchio riflesso chiaramente di questo contesto. Questo perché? Ma lo sapete perché? Perché tutte le civiltà che si sono susseguite nel corso dei secoli in questa meravigliosa isola, che l'hanno governata, che l'hanno conquistata, hanno offerto in un vassoio d'argento tutte le laboriosità ai siciliani. Il siciliano non ha fatto di per sé nulla, se non incamerare, chiaramente, se non far tesoro di tutte queste meraviglie che ha avuto nel corso dei secoli dal punto di vista culturale, non solo. Quindi quando un proprio figlio della propria terra, e quindi un proprio simile, emerge, c'è subito la lotta fanatica alla macchina del fango, perché realizza, perché evidentemente porta avanti determinate progettualità importanti. All'amico Francesco Foggia dico: vai avanti per la tua strada, perché un uomo che non realizza i suoi progetti o non vale lui o non vale il suo progetto, e non è il tuo caso. A tutti questi detrattori diciamo che una guerra tra poveri non porta da nessuna parte. L'invidia è l'odio degli stupidi. E allora a tutti si rivolge una preghiera, che è la preghiera dello spirito della collaborazione, che è la preghiera della condivisione, per poter costruire una società civile degna di questo nome e che abbia sicuramente a cuore l'unico obiettivo di scrivere una nuova pagina di storia della nostra città. Grazie a tutti e buon proseguimento. Io lascio la parola a ciò che ho già preannunciato, ossia a colui il quale ha dato davvero linfa, senso, ragione alle celebrazioni, alle edizioni, che peraltro quest'anno si sono pure amplificate con il celeberrimo premio della Sulana d'Oro, e un altro anno altri prestigiosi ospiti avranno modo di essere tributati nella stima di questo appunto prestigioso premio. Francesco, se tu non esistessi bisognerebbe inventarti. Grazie a tutti. Novello di questa serata qui a Borgata Costiera.